Se volete acquistare crediti, passate da EasyVolt, link e codice coupon malati15, tutto in maiuscolo qui in descrizione. Sono sicuri, affidabili, veloci ed economici. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Io sono Joey Spot, lo staff di NMF, e benvenuti nella player review di David Luiz nella sua versione TOTS con 89 di rating. Prima di iniziare questa review, vi chiedo di arrivare almeno a 60 like e vi invito a commentare qui in questo video con delle review che vorreste vedere sul nostro canale, anche per Foot 17. Partiamo con i pro. Il primo, assolutamente la velocità. È uno dei difensori centrali più veloci che abbia provato. 80 con 78 accelerazione, 80 velocità scatto. Altro pro, la potenza tiro, fa parte del tiro 76 con, vi cito soltanto i valori più alti, 87 tiro, 84 long shot, 89 rigori, 79 tiri al volo. Con piede preferito il destro, le tre stelle piede debole. Le tre stelle si sentono comunque di sinistro, non fa quel che fa col destro. Ottima potenza tiro ragazzi, tira davvero delle sassate. È un long shot buono. Altro pro, la difesa, è la fase difensiva. 90 con 87 intercettazioni, 88 marcatura, 93 contrasto, 92 scivolata. Ottime intercettazioni. La marcatura una volta su 3, due volte su 4, dai, più o meno salta, ma è normale. Contrasto ottimo. Altro pro, i passaggi. Per essere un DC ha degli ottimi passaggi. 83 con 77 visione, 77 cross, 88 corti, 86 lunghi, 79 effetto e 86 calci piazzati. I suoi calci piazzati sono buoni, ma non sono proprio ottimi. Altro pro, il fisico. 87 con 80 resistenza, 87 forza, 94 aggressività. Resistenza devo dire buona, forza fisica ottima e ottima aggressività, anche se a volte ha un'aggressività eccessiva, ma è un caso su 3. Altro pro, il colpo di testa, 90 con 92 elevazione, 91 precisione di testa. Con lui ho anche segnato due gol, tutte e due di testa, quindi devo dire colpo di testa molto molto buono, sia in attacco che in difesa. Dribbling 80 con 81 agilità, 61 equilibrio, 86 riflessi, 86 controllo palla, 76 dribbling e 3 stelle skill. Diciamo, un difensore centrale non occorre un dribbling chissà che, ma occorre un buon controllo palla e lui ce l'ha, ha anche dei buoni riflessi, una buona agilità. Il suo work rate è alto medio ed è secondo me l'unico contro per questa carta, perché comunque per un DC occorre un medio alto, un basso alto, perché deve rimanere in difesa. Altezza 189 cm, è un giocatore con un'altezza buona. Alternative abbiamo Thiago Silva, Miranda ed altri. Tra le normali Vertonghen, tra le leggende Beckenbauer, nella nazione Miranda, nella Lega Perin, dello stesso livello Thiago Silva. Rispetto all'IF un più 36, rispetto al base un più 54, versione base che ho provato. Tots e IF, differenza di prezzo di 91.000 crediti, Tots e base 103.000 crediti, prezzi per PS4. È una carta da provare? A parer mio sì. Costa sui 100-130.000 crediti per PS4, li vale più o meno tutti, quindi vi consiglio anche di provarlo. Dunque, stiamo per giungere alla conclusione di questa review. Il mio voto finale per questa carta è un 8. Ottimo difensore centrale, segna anche con sui colpi di testa, potenza tiro interessante, peccato per i workers. Dunque, vi chiedo di arrivare almeno 60 like e mi invito a commentare qui in questo video con delle review che vorreste vedere sul nostro canale. Qui Joey Spot vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli!